Salve a tutti, aspettiamo che la gente si colleghi. Intanto metto questo qui, non so come farlo stare, ma forse un modo lo troviamo. Ogni volta il problema delle dirette è che non si sa mai come mettere il cellulare. Allora, come avevo detto, eccomi qui. Sono qui in diretta, come promesso. Sono anche un po' in anticipo, quindi dovreste essere molto felici. Sono tipo 4 minuti in anticipo perché ho detto tra 20 minuti. Eccomi qui, e quindi eccomi qui. Allora, premetto che sono stata a fare un colloquio, cioè praticamente una cosa del mio lavoro, che se molti di voi non sanno, io lavoro nel social, ovviamente, con i social, faccio la social media marketer. Quindi, vabbè, se vi interessa, insomma, chiedetemi pure, io vi spiego un po' di più. Ma non è questo il punto. Sono andata a fare questo colloquio e poi ho detto, boh, già che ci sono, torno e faccio la spesa. E così ho fatto, ma attenzione. Avevo le scarpe alte. Ho detto vabbè, prendo quello che mi serve perché non so se lo sapete, ma ve lo sto dicendo ogni giorno, infatti guardate anche nelle mie storie prima. Sto per iniziare una dieta molto molto seria con il mio dietologo Mirko, che poi vi taggerò nella storia successiva. Allora, vi faccio vedere che cosa ho comprato perché appunto in tutto questo ho deciso anche di fare la spesa. Quindi vabbè, lasciamo stare. Quindi con la scarpa alta, la spesa, ho detto prenderò due o tre cose. E invece mi sono riempita di cose, un peso che non avete neanche idea, però vabbè, ci stava. E quindi adesso ve lo faccio vedere. Siete pronti? Allora, siete curiosi, vero? Curiosissimi. Allora, partiamo dai legumi. Ho preso le lenticchie, eccole qua. Sono andata alla PAM, quindi ho preso, eccole qua, lenticchie. Queste lenticchie piccole. Poi cosa ho preso? Tanto per farvi capire la sanità mentale e fisica. Allora, soprattutto fisica. Allora, pomodorini, ciliegini molto buoni. Poi ho preso le pesche. Adesso io voglio che mi scriviate qui sotto se c'è qualcosa di malsano, ma non lo troverete. Poi ho preso l'insalatina novella. Attenzione, questo è sorprendente. La zucca, perché ho pensato di fare un risotto di zucca. Bella, buonissimo. Poi ho preso la pasta integrale perché sì, io non mangiavo pasta, ma mi sbagliavo perché la pasta serve. E quindi ecco qui la pasta. Poi due mozzarelle, direte, oh mio Dio, le mozzarelle fanno male, invece sono light. Cioè, lo trovate light? No, vabbè. Io non ho parole. I haven't word. Poi il pane, direte il pane. Ma è integrale anche questo, è integrale anche lui. E ne ho presi ben due pani integrali, fantastici. Allora, sì, ho preso un sacco di roba, non credete di sfuggire. Allora, i cuori di nasello, quindi pesce, super buono, omega 3. Guarda, non mi stanno neanche sul tavolo. Poi comunque metto la foto totale così vedete un po' che cosa ho preso. Ok, attenzione. Zazan, la carne macinata di prima scelta, bovino. Bovino, poi un peperon, poi due cuori di bue che sono dei pomodori. Poi dopo i pomi argenti ho preso il pane integrale di nuovo perché ne avevo presi due, appunto. Eccoli qua anche loro nella montagna che si sta creando, che tra poco vi faccio vedere. E riso integrale, ovviamente, perché se devo fare quella con la zucca, che è qui, posso fare il riso con la zucca. Buono, non l'ho mai assaggiato, cioè forse sì, ma non fatto da me e quindi lo farò. Poi cosa? Sì, tutta sta roba l'ho portata a mano, io non so se vi rendete conto. Poi ho preso tre zucchine, che buone le tre zucchine. E basta. Vabbè, però è tanta roba, Comincio questa dieta da oggi, ok? Quindi guardatemi adesso come sono. Ci sarà uno sballamento del mio corpo. Adesso vi faccio vedere come sono. Io adesso sono così, ok? Contate che ho sto pantalone che è larghissimo. C'è sotto, tipo. Figo, eh? E vedremo la trasformazione, gente. Vedremo la trasformazione, come andrà, come sarà. Però io già ho visto dalle schede che mi ha fatto appunto il mio dietista, ho visto che ci sta, sono fatti bene, lui è molto bravo e quindi sono sicura che avrò dei risultati.
Spero. Dai, raga, dai. Poi, se funziona, dovete chiamarlo anche voi per andare a fargli fare la scheda. Io me lo sono fatto fare online, quindi è possibile farlo anche online. E tra poco mi prendo anche le misure, perché ho comprato anche un metro e mi devo prendere tutte le misure. Non sarà facile, ma lo farò. Adesso leggo i vostri commenti. Ah, l'avevo messo in pausa. Cioè, vabbè, questa è la montagna di roba che ho preso, tanto per... Non so, dopo vi faccio la foto fatta bene, ma intanto ecco. Allora, scusate perché io davvero non stavo leggendo. Allora, ciao a tutti quelli che mi hanno salutato. Intanto, cucù, siete stra simpatici. E vabbè, vi saluto tutti, davvero. Cioè, vi saluterei uno a uno, ma magari molti di voi non sono più online. Vediamo se qualcuno aspettate. Mi ha fatto qualche domanda. Beh, se avete qualche domanda, fatemele now, adesso, che così vedo. Wow, siete tantissimi. La Sami Minta è la mia best friend e anche lei partecipa. Buon pomeriggio anche a Vincenzo, Robertino, tutti quanti. Se volete essere salutati, non che sia una cosa eclatante, ma vi saluto volentieri. E anche Paolo, Federico, tutti, tutti, Nicola. Nicola, hai fatto la spesa per un mese? No, per una settimana. Anche se in realtà io vorrei le robe tipo fresche, quindi anche la frutta e verdura, devo vedere quanto mi durano. Però siccome ce le ho, me le ha messe ogni sera, allora molto probabilmente, cioè, finiranno praticamente subito. Ciao Richard. E beh, raga, ciao a tutti, cioè siete carinissimi. Vincenzo dice ti aiutavo io, grazie, sarebbe stato molto d'aiuto, ma mi sarebbe anche dispiaciuto, quindi avrei comunque fatto da sola. Non approfitto della forza degli altri, ma provo a usare solo la mia, anche se non è facile, però non importa. Sto vaneggiando perché intanto sto scorrendo le vostre cose. E tra l'altro non mi è neanche facilissimo, perché quando scorro tipo mi si alza tutto. Oh, Dayans, vediamo se riesco. E la Sami dice ok, bene, beh raga, niente, era questo in realtà, quindi non c'è molto altro da dire. Vi ringrazio per essere stati qui, è stata una diretta breve ma intensa come piace a voi, e vi mando un bacio grande 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 grande, e vedete la mia storia dove metterò tutto. Adesso prima devo posizionarle un po' messi bene, perché per ora diciamo che sono un po' ammucchiati, e quindi nella massa cercherò una forma reale. Quindi hasta luego. Ciao ciao.